per i profili attuativi saranno disciplinati con successivo regolamento. I profili attuativi. Che farà la segreteria di coordinamento? Perché allora, quella scrivendo di due adottato dalla cosa e forse poi approvato. Come allora i profili attuativi? Tutto quello che deve essere condiviso dalle tre componenti dovrebbe fare la segreteria. E poi proporre la segreteria. Quindi metterei adottato la segreteria e approvato successivamente. E portato la ratifica. Posso dire una cosa? Questa cosa di promuovere, al di là di un articolo a parte, ma realmente di promuovere queste assemblee pubbliche con contraddittorio, sì, ricevendo non tanto la normativa del 16 gennaio 2008 che recepisce meglio questa cosa, come proponeva o no, ma secondo me comunque sono delle assemblee molto proficue, cioè noi quelle volte che le abbiamo fatte con sole sull'acqua eccetera, abbiamo ottenuto dei grandi risultati, perché obbliga un pochettino l'istituzione a venirsi a confrontare con te, cosa che per esempio quando le abbiamo visto a questo lato di venire, a quell'altra di venire, non è mai venuto nessuno, siccome c'è una legge che stabilisce che se un'organizzazione come la nostra richiede all'istituzione un'assemblea pubblica di contraddittorio, pare che loro non si possano, siamo ben capito, sottrarre, al punto che noi potremo anche poi ricorrere giuridicamente a questo, non lo so, queste sono sempre cose dette da Giacomo, se fosse così mi sembra uno strumento da non perdere, se così fosse. Io sulla prescrittività, come dici tu, avrei dei dubbi, però questo si può mettere come... Come dire, una delle cose, insomma, ma spiccio sul paolo, poi se questo, poi si può anche verificare le reali... No, c'è una buona notizia di questi giorni, un'ottima notizia, che finalmente proprio c'è una sentenza del TAR Toscana che costruisce tutte le argomentazioni giuridiche per l'annullamento di atti amministrativi adottati su leggi regionali della Toscana che non tengono in considerazione che hanno determinato la produzione del gasificatore e che tutti gli atti adottati in assenza della convenzione delle disposizioni della convenzione di Oslo sono stati annullati. Una sentenza TAR Toscana. Questa è una sentenza importante. La formazione, diciamo. Ma io devo chiedere, esiste il difensore civico a livello regionale? Sì, esiste. Perché noi come forum non possiamo impugnare, per esempio, nessuno a contestare la non presenza di Bertolà, cioè l'abbiamo evitato, non viene. Però possiamo rivolgerci al difensore civico regionale dicendo c'è un'autorità della nostra regione che disattende. Guarda, noi abbiamo perso una grande occasione, stiamo parlando di statuti, ma l'anno scorso, neanche forse 6 mesi fa, è stato approvato lo statuto della regione Campania. Voi siete andati a vedere la parte relativa alla partecipazione, ignobili. Vediamo la revisione. Allora, scusa, la commissione avrà tra l'altro il compito di verificare e valutare l'accreditamento all'assemblea generale. Tale commissione esercita i poteri di cui all'articolo 3, 4 e 7 del presente statuto e relaziona con cadenza trimestrale all'assemblea generale sull'attività svolta. Il mandato della commissione ha durata, e ripetiamo la dicitura, 6 mesi, eccetera. Commissioni tematiche. Per l'approfondimento dei temi specifici, il forum si riunisce attraverso commissioni tematiche, alle quali aderiscono gli attori interessati allo specifico approfondimento, purché accreditati e in rappresentanza di una delle istituzioni o associazioni rientranti in una delle categorie dell'articolo 8 del presente statuto. È prevista anche la partecipazione di singoli cittadini. Le commissioni tematiche sono il luogo di approfondimento tecnico. L'Assemblea Generale, autonomamente su proposta della Segreteria Tecnica e di coordinamento, può deliberare l'istituzione o la modifica delle commissioni tematiche. Posso capire la modifica che significa? Cioè, se una commissione comincia a dar fastidio, no, perché sta facendo qualcosa. No, si comincia a fare quello che si comincia a fare quello per cui non è stato deputato a fare. Cioè, ha il compito ad esempio di monitorare gli impianti esistenti e non utilizzati sul territorio e si mette a discettare sull'impianto, si mette a fare un'altra cosa, si interviene e si dice riprendi i lavori per cui sei stata istituita o vuoi continuare a perdere tempo? E l'assemblea decide i temi delle commissioni. Se le commissioni se ne vanno per la tangente, la commissione le richiama a tutti. Può anche specificare questo. Ma è chiaro. Nicola, scusa, dammi il tuo editore.